4 giorni dedicati al vino nel cuore del borgo medievale di Castellabate. Un brindisi d'insieme, dunque, dedicato agli enoappassionati con l'edizione 2019 di Vicoli in Vino, promosso dalla Proloco Castellabate con il patrocinio del Comune e del Parco Nazionale del Cilento. Vino e offerta culturale, insieme alla magia, sotto le stelle di uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, io invito tutti quelli che non hanno partecipato, che non hanno mai visto questa serata, a tuffarsi nell'incantesimo e nel fascino di questa serata, perché è veramente qualcosa di unico, soprattutto unito allo scenario straordinario del centro storico di Castellabate e anche lo scenario panoramico che si gode da questo posto, perché come diceva qualcuno, con questo scenario si possono sbagliare anche i congiuntivi, diceva un professore che simpaticamente attraversava questo posto. Che cosa troverà il visitatore di Vicoli in Vino? A parte il vino, che giustamente è possibile degustare, anche tanti prodotti gastronomici. Sì, noi abbiamo impostato questa nostra manifestazione sui prodotti giustamente del territorio. I vini del Cilento è una gastronomia tradizionale familiare. Poi giustamente il Cilento perché? Perché oggi abbiamo raggiunto come cilentani dei livelli di qualità ottimi e quindi il Cilento è annoverato a giusta ragione tra le zone di produzione vinicola tra le migliori d'Italia. Poi la gastronomia, ci voglio insistere, che è elaborata con sistemi tradizionali, quindi a livello familiare, come si usava, diciamo, un tempo nelle famiglie. Poi abbiamo un artigianato locale, una musica popolare e poi vorrei sottolineare il fatto della coreografia che abbiamo cercato di dare come quest'anno, insistendo anche sul dettaglio. Quindi invito tutti a tuffarsi in questa atmosfera e a godere completamente di questo evento. Devo dire che il Cilento sta facendo delle bellissime cose negli ultimi anni, bellissime aziende che stanno dando lustro alla Campania e all'Italia. E quindi mi sembra davvero doveroso rappresentare la Regione Campania in questo bellissimo evento e sperare anche, diciamo, che queste aziende, diciamo, oltre a fare tanta qualità, iniziano anche a fare un po' di quantità, casomai, diciamo, mettendosi anche un po' insieme, consorziandosi almeno sui mercati internazionali. Noi dobbiamo fare uno scatto soprattutto dal punto di vista del marketing e del posizionamento sui mercati. Dal punto di vista qualitativo penso che non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno, siamo tra i migliori, però probabilmente come posizionamento sul mercato paghiamo un po' il prezzo della spontaneità con la quale, diciamo, affrontiamo i mercati.